Ed eccoci arrivati alla parte del codice. La difficoltà è stata quindi di non utilizzare i delay, in quanto i delay bloccano temporaneamente tutto Arduino, quindi non c'è la possibilità in quel momento di premere il bottone, quindi ho dovuto riscrivere completamente tutte le funzioni per i giochi con i LED utilizzando la funzione millis. Queste sono le variabili che si possono personalizzare. A 0 è il pulsante per cambiare i pattern. MyLED è un array che memorizza tutti i pin in uscita dei LED. E altra cosa importante è il delta tempo, che è la velocità quindi di accensione e spegnimento dei LED. Quindi maggiore sarà questo numero, più lento sarà l'accensione e spegnimento dei LED.
Nel setup impostiamo il pulsante in input e i pin in output, e questo è il loop che in sostanza controlla innanzitutto la pressione del pulsante con un antirimbalzo di 150 millisecondi, e dopodiché a ogni pressione il pulsante verrà incrementato di 1 e potremo quindi switchare tra un effetto e l'altro. Queste sono tutte le varie funzioni per le sequenze. Come vedete, non ho utilizzato nessun delay e abbiamo fino a 9 effetti. Tutti i link, compreso anche questo codice, li troverete in descrizione. E quindi adesso passiamo a impostare la scheda, che è un Arduino Uno nel mio caso, porta di comunicazione 3. Carichiamo lo sketch. Perfetto. Adesso vediamo il funzionamento. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, se vi va lasciatemi un like, se avete da chiedere qualcosa scrivete pure nei commenti, se volete un approfondimento su Millis fatemelo sapere. Ciao a tutti!